Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Easy Trading. Partiamo subito con un video di aggiornamento sui mercati e partiamo dal Nasdaq. Allora, cosa sta succedendo? Allora, guardate qua. Venerdì cosa vi avevo detto? Venerdì vi avevo detto che era molto interessante quello che stava succedendo sul Nasdaq perché c'era stata questa discesa. E questa discesa aveva portato l'indice ad andare ad appoggiarsi sulla media a 21 periodi. Vedete che questa media a 21 periodi è sempre stata usata negli ultimi mesi come supporto per la sua risalita. Vedete come è risalito molto velocemente. Ora, cosa è successo quindi qua venerdì? Ovviamente c'è stata la paura sulle notizie dei nuovi contagi che arrivavano dalla Cina, dagli Stati Uniti, da Sud America e quant'altro, e quindi i mercati hanno reagito di conseguenza. Ieri, rimbalzo, come potevamo aspettarci, come vi avevo già detto che poteva essere. Infatti io venerdì poi avevo aperto una posizione long proprio qui sotto, scusate, un po' di gola secca. Ieri c'è stato quindi un piccolo rimbalzo, ha riportato il prezzo intorno ai 10.000 e oggi siamo in una fase di incertezza. Allora, cosa è successo quindi ieri? Ieri c'è stata la notizia che la Cina sta cominciando a testare un nuovo vaccino che ha messo a punto solo sui soldati, quindi un vaccino messo a punto in collaborazione con una società ovviamente cinese e la collaborazione dell'esercito, e stanno mettendo, e quindi adesso cominceranno la somministrazione su larga scala solo per i soldati cinesi, per vedere anche un po' come andrà. Quindi gli faranno fare un po' da cavie, a quanto pare. E questo comunque è stato accolto in maniera abbastanza positiva, e oggi invece siamo in una fase un po' incerta, come potete vedere. Perché? Perché siamo giunti al giro di boa dei mercati, quindi siamo al 30 di giugno, si chiude il semestre, arriveranno dei dati abbastanza interessanti oggi, tra cui l'indice dei prezzi al consumo nella zona euro, che ci dirà anche come stiamo andando. E inoltre dobbiamo andare a vedere una cosa interessante da un punto di vista tecnico. Guardando il grafico, guardate il grafico ci dice che il Nasdaq da qualche giorno è in una fase di discesa. Vedete, malgrado comunque alti e bassi, ma gli alti, gli spike verdi, sono sempre più piccoli rispetto al rosso. Quindi il campanello d'allarme qual è? Che qui molto probabilmente qualcuno sta cominciando ad aprire delle posizioni in vendita. Quindi le aziende potrebbero aver finito di fare il loro buyback, ok? Dove ovviamente con prezzi molto molto bassi le aziende stesse, quindi le stesse grandi aziende, possono essere Apple, Amazon, Google, eccetera, eccetera, cosa hanno fatto? Hanno fatto buyback delle loro azioni e hanno risparato in alto il prezzo. Ovviamente questo è vantaggioso per loro, però a un certo punto bisogna anche fermarsi, non si può fare un buyback all'infinito. E qui vedete che c'è questo campanello d'allarme, quindi come il Nasdaq da qualche giorno ci dice che i suoi massimi sono sempre più bassi, e quindi facciamo attenzione. Però finché si resta sopra la media a 21 periodi e sopra questo supporto a 9.700, che è un supporto storico, per il momento siamo ancora in una fase rialzista. Stesso discorso vale per l'S&P 500, lo andiamo a vedere sul future, andiamo a vederlo sul mini future, guardiamolo qua dove vi avevo già segnalato nei giorni scorsi questa zona rossa qua, dove abbiamo anche qui, abbiamo questo livello di discesa, vedete, lo disegniamo anche, prendiamo una trend line, lo mettiamo da qua, eccolo qua. Vedete, abbiamo questo livello di discesa da qualche giorno, qui addirittura da un paio di settimane, ma abbiamo anche un livello di supporto molto interessante dovuto alla media a 200 periodi qui e dalla media a 50 periodi qua sulla linea rossa. Inoltre siamo ancora sopra i 3.000 e questo ci lascia ben sperare. Finché restiamo sopra i 3.000, qui siamo ancora in una fase abbastanza positiva, però occhio, perché vedete che si stanno incrociando questa linea discendente, la media 200 periodi e la media 50 periodi, potrebbero arrivare a un incrocio qui, e questo incrocio potrebbe portare quindi i prezzi a scendere nel caso non venga rotto verso l'alto. Quindi prestiamo attenzione, andiamo a vedere anche gli oscillatori. L'RSI, vedete, comunque segna una certa discesa. Anche il Money Flow Index ci dice che è un mix di volumi e di prezzi, ci dice che comunque si sta rallentando. Anche il MACD, pur essendo ancora positivo, quindi sopra lo zero, diciamo come punto di riferimento, ma sta lentamente scendendo.
e quindi non abbiamo visto gli oscillatori del Nasdaq, ma ve li faccio vedere, hanno più o meno la stessa impostazione. Anzi, vedete qua, qui sull'RSI siamo leggerissimamente più piatti, ma qua dove c'è, vedete, questa discesa qui, c'è anche la discesa dell'RSI, idem per il Money Flow Index, idem per il MACD. Quindi attenzione, il pericolo non è passato, il buyback probabilmente è finito, quindi non è detto che qua non si torni a scendere, soprattutto nel mese di luglio. Ricordate che l'anno scorso, nel mese di luglio-agosto, abbiamo avuto delle situazioni abbastanza complicate, soprattutto innescate da Trump con la sua guerra commerciale. Però storicamente luglio-agosto sono dei mesi in cui bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Detto questo, passiamo a vedere un po' di Forex e un po' di azionario per vedere se ci sono delle opportunità. Da un punto di vista didattico, qui siamo su dollaro yen, ci sono un paio di formazioni interessanti. Ci sono questi due teste e spalle rovesciati. Allora, andiamo a vedere cosa succede, perché li ho disegnati. Allora, questa è una, allora vi dico subito, la mia idea è questa. Allora, questa è una spalla sinistra, vedete, questa è una spalla, è arrivata qui, poi questa, qui c'è la testa e qui c'è la spalla destra e qui c'è questa neckline molto molto alta, vedete com'è alta questa neckline. Se andiamo indietro anche a livello storico, è una neckline altissima, non c'è mai arrivata a questi livelli e vedete come sia ancora molto alta anche rispetto al prezzo attuale. Ok, però detto questo, andiamo un attimino a... Ecco perfetto. Quindi dicevamo, spalla sinistra, testa e spalla destra, neckline molto alta, il prezzo è ancora lontano, non ci è arrivato. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo un altro testa e spalle rovesciato. Anche se i volumi non sono esattamente i migliori, però cosa abbiamo qui? Abbiamo una spalla sinistra, una testa qua, e una spalla destra che però non ha ancora finito di formarsi, vedete? E quindi cosa abbiamo? Abbiamo questa neckline che parte da qui a qui, e cosa fa? Che guarda un po', va a incrociare quest'altra neckline in questo punto qui. Siamo intorno ai 110,40, ok? In questo momento siamo a 107,70. Allora, qual è qua la cosa interessante che potrebbe succedere? Potrebbe, non è detto che succeda. Noi facciamo trading facendo ipotesi sulle probabilità, non siamo preleggendi, non prevediamo il futuro. Però la probabilità cosa ci dice? Che se questa è una vera spalla, dovrebbe cominciare a chiudersi, e quindi se la spalla destra andrà a chiudersi, io mi aspetto che il prezzo risalga, anche se ci potrebbe essere della debolezza del dollaro, ma mi aspetto che il prezzo risalga e possa andare a incrociare la neckline di quest'altro testa e spalle e la neckline di questo testa e spalle qua. E sarebbe davvero due indizi davvero interessanti. Perché poi da qui potrebbe anche benissimo tornare in basso o potrebbe rompere e salire, ma questo non mi interessa, non è quello che mi interessa. Mi interessa che si chiuda la spalla in questo momento. Quindi su cosa io scommetto? Perché si tratta di una scommessa alla fine. La mia scommessa di probabilità è che penso che questa spalla possa andare a chiudersi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E quindi ipotizzo una risalita da questo punto di vista. Staremo a vedere se sarà così, eh? Chiaramente non è detto, perché comunque sono molti fattori che influiscono su questa coppia. Poi soprattutto lo yen è in genere un bene rifugio, soprattutto per le monete asiatiche, per i paesi asiatici, e il dollaro lo è lo stesso, ma il dollaro stava dimostrando un po' di debolezza negli ultimi tempi. Quindi anzi, addirittura andiamocelo a guardare un attimino US dollar. Ecco, prendiamo questo e andiamo a vedere che, come potete vedere, in questo momento il dollaro sta recuperando un pochino di forza. Però guardate qua come aveva innescato questa discesa, vedete? Massimo, nuovo minimo, nuovo massimo più basso dell'altro, un nuovo minimo maggiore di questo precedente, nuovo massimo di nuovo più basso di quello precedente e un minimo, e questa era una discesa proprio perfetta da manuale. Dopodiché c'è stato un doppio massimo qui di periodo, di questo breve periodo qua, e poi di nuovo una forte discesa, vedete? Quindi minimo, 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 sempre più bassi. E adesso qua cosa sta facendo? Sta recuperando, come è giusto che sia. Dove potrebbe arrivare? Se continua il recupero,
Probabilmente i primi livelli di supporto o di resistenza che sentirà saranno le medie, queste a 50-200 periodi, perché tecnicamente gli algoritmi automatici di trading che sono in campo, messi in campo dai grandi traders, quindi da banche, da hedge fund, che utilizzano algoritmi particolari molto potenti con computer con super computer, cosa fanno? Quando muovono il mercato, questi algoritmi comunque sentono sempre questi livelli tecnici, ok? E quindi di conseguenza reagiscono con il prezzo, reagisce sempre. Però, quindi. Cosa abbiamo qui? Abbiamo un minimo qua, poi abbiamo un recupero, qui abbiamo un massimo, qui abbiamo un nuovo minimo e qui potremmo andare a toccare un nuovo massimo intorno a questo livello qui. Quindi mi aspetto che il dollaro in qualche modo possa continuare a recuperare e a riprendere forza. Questo ovviamente influisce anche con le altre valute. E se facciamo questa disegno puramente didattico. Se prendiamo che questo spunto qui, vedete, questo nuovo spunto che ha avuto qualche settimana fa, lo dovesse replicare quindi anche in questi giorni e nelle prossime settimane, vedete che potremmo portarci addirittura a superare anche le medie 50-200 periodi. Però nel caso arrivi qua, vedete che abbiamo sempre dei massimi storici più bassi, vedete. Questo era il più alto, poi questo era il più basso, più basso, più basso, e questo potrebbe essere ancora più basso. E ci può arrivare qua? Probabilmente sì, ancora andiamo a vederci qualche altro punto di riferimento, andiamoci a disegnare un ritracciamento di Fibonacci, partiamo da qua, andiamo a livello spike più basso e andiamo a vedere dove siamo posizionati. Guardate qua. Siamo arrivati a 38,2, è leggermente discesa, sta risalendo. Dove può arrivare questo ritracciamento di questa spinta ribassista? Può arrivare esattamente qui. Quindi il dollaro in effetti può recuperare terreno e può arrivare più o meno a questi livelli qua. Quindi mi aspetto che ci possa essere la spinta necessaria per far salire il rapporto dollaro-iena e non solo. Andiamo a vedere. Lasciamo qua il dollaro, andiamo a vedere un'altra coppia che è quella euro USD, ovviamente. Perché? Perché anche qui c'erano una serie di cose interessanti. Allora, in questo momento qua invece vedete l'euro si dimostra più forte. Qui andiamo sul time frame a 4 ore che ci dà un pochino più di dettagli. Eccolo qua. Allora, siamo ancora in una fase, guardate qua. Allora, questo test spalla è stato bellissimo perché ha fatto spalla sinistra, testa, spalla destra e qui è andata a chiudere la spalla destra. Guardate, ci ha messo un po', però guardate che è andata a chiuderla qua, tac, ecco, quindi l'ha chiusa un pochino più tardi, però ha rimbalzato proprio su questa neckline, vedete? Ed è ripartito verso l'alto. Poi adesso qua sta facendo un movimento un po' ancora indeciso, quindi potrebbe continuare a usare questa neckline come supporto oppure potrebbe tornare verso l'alto. A me al momento non interessa perché io ho tradato questo pezzo qua, ho tradato prima questa risalita qua alcune settimane fa e poi ho tradato anche questa discesa e poi questa risalita. Questi sono livelli tecnici molto interessanti. Come vedete, queste co le coppie in genere le ascoltano questi livelli tecnici, no? Comunque è interessante da un punto di vista didattico riuscire a tradare queste formazioni, questi pattern. Quindi cosa abbiamo qua? Sganciamo un attimo il test spalle per vedere meglio la neckline. Ok, qui abbiamo adesso una discesa, vedete, poi abbiamo una certa incertezza. Qui abbiamo l'euro-dollaro che non ha ancora preso una strada, vedete, continua a galleggiare su 1,22-1,23, ma e oggi addirittura il dollaro è più debole rispetto all'euro, vedete che ha fatto questa candela di discesa. Allora, cosa possiamo fare noi qua? Al momento, io non ho posizioni aperte sull'euro-dollaro che è in una fase abbastanza anonima, però possiamo andare a prenderci i nostri. Allora, innanzitutto togliamo l'indicatore dei volumi, questo qua che è fastidioso, e ci prendiamo l'intervallo fisso. Andiamo a misurarci prima questo intervallo di volume qua. Vedete, ci dice che, anzi, portiamolo su
tic per riga, andiamoci un po' di... Allora, ci dice che abbiamo un POC qui. Guardate, oh, questo sì che è veramente interessante, lo disegniamo da un punto di vista didattico. Guardate, abbiamo questo POC qua, vedete? Eccolo qua. Non l'ho disegnato, disegniamolo, qui. Perfetto. Guardate che bello. Allora, questa spinta rialzista, quindi qui i compratori hanno spinto sul prezzo e si sono messi in qualche modo in lotta, no, con i venditori. E qui è arrivato un POC. Guardate questo POC qua, che è stato rotto poi, però non l'ha sentito molto all'inizio. Vedete che è stato rotto, quindi probabilmente chi la lotta tra venditori e compratori è stata più forte per quella, dal punto di vista dei venditori. Non l'ha sentito molto e l'ha rotto velocemente, però poi ha provato a tornarci indietro. Guardate qua come invece l'ha sentito qui e poi è tornato indietro. Questo è interessante, quindi significa che questo livello di resistenza qua, 1,28, molto probabilmente anche nelle prossime settimane potrà essere sentito di nuovo dal prezzo, perché anche se è stato rotto qui, non è detto che non possa essere di nuovo testato. E magari andiamo a vedere se lo vogliamo disegnare un pochino più in basso. Qua vedete c'è un livello di prezzo ancora più basso, però quello che interessa a noi sono i vari cluster. Anzi, andiamo a ridisegnarcelo un attimino qua e vediamo i cluster. Ce n'è uno qua, non bellissimo, ce n'è uno qua, vedete, questo è molto più forte, e vedete che sia qui che qui il prezzo un pochino ha risentito. E poi ce n'è uno piccolino qui, che guardate, questo è stata proprio una spinta ribassista, vedete, è stato proprio un accumulo ribassista, è stato. Ora il prezzo si trova sotto la media 21 periodi, si trova sotto le medie anche veloci, le medie, e sta andando a cercare una propria strada. Per il momento qua non ho posizioni aperte, quindi non saprei davvero che pesci prendere. Guardate, se allunghiamo addirittura i volumi, guardate che abbiamo questo supporto qui. Guardate, questo supporto qui è molto interessante. Se prendiamo la misurazione dei volumi dall'ultimo spike da cui in basso da cui è ripartito fino a oggi, vedete che abbiamo esattamente questo livello qua. Lo andiamo a disegnare perché lo sta usando come supporto. Vedete? Sembra che il prezzo non voglia scendere sotto questo livello. Ci ha provato più volte nei giorni scorsi, ma a quanto pare non ce la fa. E vedete come il livello, il cluster dei volumi sia molto molto marcato in questa zona qua, vedete? Un pochino meno qui, ma qui ce ne sono davvero tanti. Significa che qui c'è molta indecisione. Vedete, siamo su 1,222 e 1,228 e qua bisognerà capire le banche dove vorranno far andare questa coppia, perché vi ricordo che i 10 più grandi trader mondiali sui Forex sono le banche di investimento e sono quelle che muovono il mercato. E quindi occhio qui, diciamo, a questi livelli. Velocemente, petrolio, CL, allora siamo a 39 dollari, risale leggermente. Guardate come anche il petrolio continua ad appoggiarsi sulla media 21 periodi e resta incastrato tra la media 200 e la media a 50 periodi. Quindi, anche qui, da un punto di vista puramente didattico, è molto interessante. Bitcoin, molto indeciso Bitcoin. Allora, qui avevo detto occhio perché si è verificata una situazione abbastanza pericolosa, pericolosa. La media a 50 periodi ha incrociato la media a 21 periodi in ribasso, quindi qui si è innescata una fase discendente. In questo momento, diciamo, siamo per il momento ha retto, vedete, il prezzo è riuscito a reggere, è rimasto sopra i 9.000 ed era sceso leggermente durante il weekend. Quindi ho detto occhio qua, perché se il prezzo non tiene, rischiamo di vederlo rompere il canale, questo canale orizzontale qua che ha disegnato negli ultimi mesi, e di vederlo andare a toccare prima gli 8.500 e poi più in basso i 7.000. Staremo a vedere. Per il momento abbiamo finito diciamo, la fase rialzista e siamo in un momento di flessione o accumulo. Staremo a vedere però nei prossimi giorni. L'oro 1772 continua la sua risalita malgrado diverse incertezze, e io lo aspetto qua, vedete, a 1,780, dove c'è il primo target che aveva già raggiunto qualche giorno fa, da cui poi era sceso.
E la visione di massima resta sicuramente rialzista, ma occhio a loro perché vedete che ha dei comportamenti a volte poco prevedibili perché malgrado i mercati azionari magari scendono, tende a scendere anche loro perché quando c'è paura sui mercati neanche il bene rifugio più quotato come loro tiene il prezzo. Un'altra cosa da dire, andiamo a vedere una cosa interessante, ad esempio, andiamo a vederla, avevo segnalato nei giorni scorsi Marriott International, quindi la catena degli hotel, perché c'era stato, vedete, questo triangolo qua, convergente, che in genere è un triangolo che dà segnali di continuità del trend, che può essere ribassista o rialzista a seconda da quale parte viene rotto. Per il momento non è stato rotto, vedete, ha avuto qui Marriott ovviamente una catena di hotel, quindi come tutta la parte di tutte le aziende legate al turismo ha sofferto tantissimo in questi mesi. Però guardate come ha utilizzato questa trend line come supporto negli ultimi mesi e ci ha rimbalzato più volte in maniera anche abbastanza potente e adesso si è trovata sotto, però ha recuperato nei giorni scorsi. E cosa c'è di interessante? L'interessante c'è che se lo portiamo sul giornaliero, se lo portiamo sul giornaliero siamo leggermente sotto la media 200 periodi, qua vedete. E siamo molto sotto la media, scusa, siamo leggermente sotto la media a 50 periodi della leader rossa e siamo sotto ovviamente la media a 200 periodi. Qual è la mia idea qua? Rischiosa perché ovviamente siamo ovviamente nella fase del rischio. La mia idea qua è che possa tornare sopra la trend line, quindi tornare all'interno di questo triangolo e innescare un nuovo rimbalzo, vedete 1, 2, 1, 2, 1, 2 e portarsi verso l'alto. Qua, come avevamo visto l'altro giorno, addirittura avevamo fatto un'ipotesi che questi rimbalzi potessero essere correlati in qualche modo alle onde di Elliott, no? E quindi avevamo visto come potessero essere dei spunti rialzisti. Ve lo faccio rivedere a livello puramente didattico, dopodiché poi. Eccola qua, la onda idea. Allora, supponiamo che 1, questa è la prima onda, poi ribasso, questa non è la terza onda, ma è questa terza onda, poi di nuovo ribasso, quinta onda, vedete? Questo è esattamente quello che uno si aspetta dalla teoria di Elliott, quindi le 5 onde. E dopodiché ci sono i ritracciamenti. Elliott dice che ci sono 5 onde che sono gli impulsi rialzisti e poi ci sono le onde correttive che sono 3, A, B e C. E quindi la onda correttiva 1 è una ed è questa A. Potrebbe esserci questa B e questo potrebbe essere C. Ok? Quindi da qui potrebbe esserci di nuovo poi un nuovo rimbalzo. Ora non è detto che replichi esattamente questo schema perché le onde di Elliott sono sì in qualche modo simmetriche e cicliche, ma se lo dovesse fare chiaramente basta prendere queste onde e andarle a replicare qui e vedete che gli schemi sono un pochino più, ci porterebbe verso un livello di prezzo davvero interessante. Però, da un punto di vista didattico ci dice che da qua noi potremmo attenderci quindi dei nuovi impulsi. Se fossero dei nuovi impulsi, potrebbe essere, adesso lo mettiamo così, questo potrebbe essere un impulso, potrebbe essere quindi la onda 2, poi ci potrebbe essere l'onda 3, poi ci potrebbe essere l'onda 4 qui, ok? Proprio sulla continuità di questa trend line. E l'onda 5 che vada in qualche modo a rompere il triangolo e quindi a portare il prezzo da questa parte. E questo, diciamo, è teoricamente quello che io mi aspetto, diciamo, sulle probabilità. Però, ripeto, questa è teoria, quindi sulla pratica poi staremo a vedere. Però questo è molto interessante da andare a vedere. Bene, per il momento è tutto, direi che siamo andati anche abbastanza lunghi, spero di non avervi annoiato, spero che il mio video vi sia piaciuto, come sempre, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, mettete un like, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e stay tuned, finger crossed, ciao a tutti!